tutti, come state? Tutto bene? Allora, un bel po' che non vi parlo, troppo maybe. Oggi vi mostro quello che evidentemente avete capito è uno dei miei posti preferiti. Se mi seguite un po' sui social, su Instagram, TikTok, eccetera, ho pubblicato tantissimi contenuti, video, foto della zona del Lago Maggiore. Io mi sono innamorata di questo lago, è stupendo, è super bello, è molto tranquillo, molto rilassante, non è too crowded, non c'è troppa gente e i posti sono molto belli. È circondato da montagne e non è così famoso come può essere, per esempio, il lago di Como, senza togliere nulla al lago di Como, il lago di Garda, che sono comunque stupendi. È un lago diverso, ok, tutto qui. Oggi facciamo una piccola passeggiata in macchina, però da questo lato qui, che è quello dove vado più spesso. Se mi conoscete, se mi seguite, sapete che sono anche un'accompagnatrice turistica, per cui ho fatto quest'anno diversi tour ai laghi, tra cui ovviamente anche il Lago Maggiore con turisti francesi e belgi, molto belli ovviamente. E quindi sì, la zona un pochino la conosco, diciamo, ecco, tutto qui. Partiamo da Arona, che è una delle cittadine secondo me più belle e più sottovalutate del lago. Ci sono stata, ho avuto l'occasione quest'anno di esserci stata anche per i cavoli miei, cioè non per lavoro, non con gruppi di turisti, e veramente pazzesca, cioè la sistemazione che è stata fatta del lungo lago è veramente impressionante. Allora, questa gialla qui è la strada statale del Sempione, ovviamente perché va fino al Sempione, che passa però a monte rispetto al centro storico. Quindi è stato chiuso, eccolo qui, è stato chiuso tutto, è stata chiusa tutta questa parte del centro storico di Arona, dove tra l'altro sono stati trovati anche resti del porto. Arona ha avuto uno dei primi porti, anzi il primo porto militare di tutto il Lago Maggiore. Si pensa addirittura ci fossero delle strutture romane, oltre che poi medievali. Adesso vi faccio vedere un po' perché veramente merita, è super bello. E sembra un po' un lungolago come tanti altri posti sul Lago Maggiore, però è stata fatta un'estimazione, tra l'altro mi pare 2016-2017, quindi anche abbastanza recente. Super bella, la sera poi è molto bella, non è turistica nel senso che non ci sono tantissimi turisti che ci vanno, quindi è molto tranquilla, c'è molta gente della zona, ok? Ci sono molti locali dove si mangia molto bene, anche molto particolare, mi ricordo c'è tipo, non mi ricordo il nome, però c'è un posto dove fanno tutte cose, tutti i piatti a base di patata. Tipo Jack Potato, che è un piatto un po' inglese. Una patata lessa, ok? Prendi la patata, la lessi con la buccia e tutto, tagli a metà, ci infili dentro quello che vuoi di condimento. Solitamente formaggio ci sta bene, chiaramente, perché poi fila è tutto molto più buono. E però ci metti un po' quello che vuoi, ecco, diciamo così. Io volevo farvi vedere la parte dove ci sono i resti del porto, che non è di qua, però. Ok, trovato. Queste erano tipo le banchine, cioè tutta questa parte qui è stata non solo sistemata e restaurata, ma anche messa in vista, cioè non lo so, pretty crazy, onestamente, cioè per me è una cosa fantastica perché cioè tu cammini la sera in mezzo ai resti, beh, sicuramente medievali, però se mi ricordo bene qui c'era anche forse qualcosa pure di romano addirittura, quindi cioè è veramente pazzesco. Poi è bello perché qua ci sono tutti i localini, tutti i ristorantini, tutti i baretti, hanno poi anche i tavoli qua sotto questa pergola. Qua è stato fatto questo pergolato veramente pazzesco, con una vista che secondo me a tutte le ore è fantastica e ovviamente Evergreen, di fronte c'è la Rocca di Angera. Pure vale la pena una visita quella assolutamente, eccola qui, cioè si staglia che è proprio stupenda, da qua si vede proprio molto bene, tant'è che dietro Arona c'era la Rocca di Arona, di cui purtroppo è rimasto gran poco, comunque Rocca di Angera vale la pena visitare, è oggi di proprietà della famiglia Borromeo, ma dentro, oltre ai resti del castello, che comunque è rimasto parecchio perché c'è questa qui, adesso non ve la faccio vedere da vicino, giusto due cose al volo. Questa è la torre più alta da cui c'è una vista fantastica sul lago, cioè stupendo proprio. Tutto questo pezzo di muro è stato fatto un restauro veramente fantastico, oltre al fatto che sicuramente si è conservato tutto molto bene, però sì, anche il restauro che è stato fatto sicuramente molto molto bene. C'è una sala con degli affreschi pazzeschi medievali e una parte di giardino botanico ricreato con tutte le erbe e spiegano, mi ha spiegato molto bene le erbe che venivano usate, come venivano usate nel Medioevo, cioè tutto molto 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 interessante e soprattutto il museo della bambola, che è una cosa fenomenale, cioè credo che sia tipo uno dei musei della bambola più importanti d'Europa, sicuramente. Pazzesco, c'è una collezione fantastica, una spiegazione molto bella della bambola, della storia della bambola, diversi materiali che sono stati usati per le bambole, quindi sicuramente vale la pena. Qui
qui nel frattempo siamo andati un po' avanti, sempre ad Arona, Piazza del Popolo, stupenda pure questa. La sera qui ve la dovete immaginare piena di tavolini, di gente, cioè bello e basta, that's it. E poi qui sono rimasti dei palazzi medievali. Aspetta, qui abbiamo saltato la chiesa, ok. Poi questo palazzo qui che è veramente fantastico, medievale. Sono rimasti tutti questi ogivali, anche queste arcate, finestre sopra il primo piano, e qui un po' questi busti, tra l'altro. E c'è un locale, qua si ha un ristorante, quindi c'è, cioè, la cosa ancora più bella, secondo me, è che è ancora usato. Quindi, fantastico. Dietro Arona ci sono quelli che sono i resti della Rocca di Arona, eccolo qui, Parco della Rocca. Oggi c'è questo pezzo di verde enorme, tenuto bene, almeno la parte vicino ai resti della Rocca. Purtroppo è rimasto gran poco, perché nella storia è stata più volte distrutta, almeno in parte, e Napoleone poi l'ha fatta distruggere completamente, in quanto temeva che gli svizzeri potessero usarlo come punto di difesa per questa zona, e quindi l'ha fatta distruggere completamente. È stato fatto un restauro fenomenale, 2010 mi pare, giù di lì. Allora, se riuscite, andate a farvi un giro, anche solo una camminata, perché tra l'altro l'accesso è completamente gratuito, che è anche quello, secondo me, è pazzesco. Se riuscite a recuperare qualcosa, qualche torre, qualche pezzo di muro, non grandi cose, però insomma, per quel poco che c'era, stato fatto veramente un lavoro fantastico. Tra l'altro qui, appunto, al Belvedere c'è una vista stupenda sul Lago Maggiore e sul centro di Arona, ok? Quindi questo è il centro di Arona, ok? Prima eravamo qui, questa è Piazza del Popolo. Questo è il lago, qui c'è la Rocca di Angera e qui dietro c'è tutto il verde, c'è tutto questo parco qui, veramente pazzesco. Qui si vede una parte di mura, qua dietro c'è rimasto anche un pezzo di cappella, quindi la struttura religiosa. Qui c'era una torre, di là ce n'era un'altra, qui c'era un'altra torre, tra l'altro di qua c'era tipo un passaggio segreto che collegava la città alta, tra virgolette, quindi la Rocca di Arona al centro che si è sviluppato dopo sul lago, ok. Ecco, qua si vede un'altra parte, quindi si vede un pezzo di muro qui, qui era dove c'era la cappella. Beh, io ci sono andata quest'anno, queste immagini non sono proprio recenti, che sono di luglio 2020, però quest'anno sono andata a luglio di quest'anno, sì, qui c'era tutta una riga di pannelli che spiegano la storia della Rocca, i lavori di restauro che sono stati fatti, insomma, una cosa fatta comunque molto bene. E poi qua si può andare su, si può camminare, fa un po' strano perché ci si arrampica un po' sulle mura antiche, però è bello. È un peccato che sia rimasto gran poco, c'erano 10 diversi livelli, 10 cerchi di mura. No, 10 cerchi mura, comunque insomma c'erano diversi livelli, era una struttura veramente molto grande e si capisce anche un po', insomma, si vede che c'erano diversi livelli. Poi qui c'è questa struttura qui che oggi è un bar, ristorantino molto bello, cioè anche con i tavoli fuori, giochi per i bambini, insomma un bello spiazzo. E niente, poi là c'è il lago. Un'altra cosa che merita sicuramente una visita ad Arona è il San Carlone. Il Colosso di San Carlo Borromeo è famoso come il San Carlone, ok? In che modo un po' così affettuoso, diciamo. Eccolo qua dietro. Mamma, che grande. Allora, questa è una statua molto alta. Il piedistallo fa 10 metri, la statua fa 22. In totale più o meno sono 35 metri di altezza, ok? San Carlo Borromeo, nato nella Rocca di Arona, quindi proprio lui era originario di qui. Gli è stata dedicata questa statua nel XVII secolo. Forse non tutti sanno, ma lo scultore francese che ha realizzato la Statua della Libertà a New York passò di qui e vide la statua e prese esempio, modello, questa per la realizzazione della Statua della Libertà. Chiaramente la Statua della Libertà è diventata molto più famosa nel mondo, però sul piedistallo da qualche parte della Statua della Libertà è citato San Carlone di Arona. Si può parcheggiare qui, c'è parcheggio. Tra l'altro, se andate, vi consiglio di vedere anche la chiesa, anche perché c'è tutta una serie di pannelli che spiegano la storia della chiesa, ma soprattutto la storia anche della statua, quindi anche per conoscerla un po' meglio ve la consiglio. Qua in fondo c'è un piccolo scorcio del lago. Ovviamente, se non soffrite troppo di vertigini, vale la pena anche salire dentro la statua, quindi si può salire dentro la statua, ok? Si può arrivare anche solo fino a qua al terrazzino, quindi salire solo sul piedistallo, o si può salire fino in cima. Dentro sembra impossibile, ma la statua è grande, quindi ci si sta. C'è una scaletta molto stretta, si sale su e si arriva alla testa. Gli occhi hanno due fori e da lì c'è un po' di vista sul lago. Dopo, da qui si può
andare, tornare sulla strada. Chiaramente l'osso del San Carlo, ma anche la rocca stessa, sono ben indicati dai cartelli, se no Google Maps lo trovate subito. Questa è la strada del Sempione, ok, adesso non ve la faccio tutta, però diciamo che questa è un po' la cosa che usualmente si vedono dei bei giardini, delle belle ville. Non è una cosa solo moderna degli ultimi anni il fatto di avere delle belle ville e anche dei bei giardini botanici, anche privati, non solo visitabili come poi vedremo lungo Lago Maggiore, ma sia una cosa che anche già in passato c'era. E non solo lungo questa strada, proprio esattamente, probabilmente più o meno sullo stesso tracciato, c'era molto probabilmente una strada romana molto importante, chiaramente, e su cui poi Napoleone ha voluto far realizzare questa strada, appunto, del Sempione, strada statale del Sempione. Quindi è una strada evidentemente anche molto importante oggi. Ergo, nel passato, epoca romana e anche epoca medievale, c'erano molte torri, rocche, castelli e tutte strutture del genere, che in alcuni casi sono rimaste. È rimasto qualcosina, qualcosa anche nei campanili, nel senso, se c'erano delle torri, cosa che capitava spesso nel passato, magari quelle che erano delle torri di vedetta poi venivano trasformate in campanili per le chiesette, magari quelle piccoline. Andando verso nord, diciamo a sinistra, vi vedete tutti questi bei giardini, tutte queste belle ville. Chiaramente ci sono anche degli hotel, strutture del genere. A destra chiaramente avete una vista molto bella del lago. Non è il lago più grande d'Italia, il lago più grande d'Italia è il lago di Garda, ma è il secondo più grande d'Italia. L'80% della sua superficie è in Italia, 20% in Svizzera. È anche abbastanza profondo, il più profondo d'Italia è il lago di Como. Arriva a 420 metri di profondità, il lago di Como. Al lago Maggiore mi pare 300 qualcosa, che comunque non è che sia proprio poco. Un paesaggio abbastanza montagnoso. Adesso da qua non si vede proprio bene, però qua dietro è pieno di montagne. E una cosa molto bella è che dietro c'è la zona del cosiddetto Alto Vergante, quindi ci sono tutta una serie di paeselli. Questo vi faccio vedere in mappa. Come per esempio, aspetta, andiamo un po' più avanti, Massino Visconti è molto bella, qua sopra Cumnago, Calogna, tutti questi paeselli qui sono veramente molto belli. Persi, cioè sono proprio paesini, poche case eccetera, però molto belli. Mentre qui abbiamo comunque paesini piccolini, cioè abbiamo visto un attimo Meina, poi c'è Lesa, poi c'è Belgirate, poi c'è, aspetta, se arriva a Stresa. Stresa è chiaramente la città più, cioè chiaramente è la città più conosciuta, diciamo, da questo lato del lago e probabilmente anche proprio sul Lago Maggiore. Questo è il lungo lago di Stresa. Tra l'altro qui c'è tutta questa riga di belli hotel 4-5 stelle lusso, anche molto belli. Tra l'altro qui sopra l'hotel La Palma c'è questa terrazza dove non sono ancora riuscita ad andare, ma that's my goal. Mamma mia, cioè questo è un bar in cima all'hotel, c'è una terrazza veramente fantastica con tutte queste pareti in vetro. Non mi ricordo come si chiama il bar, però dà l'aria di essere super bello e posso solo immaginare la vista che c'è da lì. Veramente una cosa che volevo farvi vedere qui sono le montagne che sono qua dietro. Qua si inizia a vedere qualcosa di montagne. Diciamo che dietro Stresa c'è la montagna Motterrone, è diventata una montagna tristemente famosa per la tragedia della funicolare di Stresa dell'anno scorso 2021, dove sono morte 20 persone più o meno, mi pare, mamma mia, allucinante. E era la funicolare che partiva proprio da Stresa, e qui c'è appunto la montagna Motterrone. Vediamo un po' con i layers se si vede un po' di rilievo, qualcosina si vede. Questo Motterrone, che fa parte di un gruppo di montagne di cui il Motterrone è la cima più alta, parliamo di 1490 metri, quindi non una montagna altissima, non siamo sui 3000 eccetera, però è la montagna più alta della zona, ok? Non troppo distante dalla cima c'è questo giardino botanico Alpinia, molto molto bello, con diverse specie naturali, diverse piante. Ma ovviamente tra i giardini botanici più famosi ci sono quelli dell'Isola Bella e anche dell'Isola Madre. Allora, Stresa è, diciamo, la zona un po' più famosa, conosciuta, la cittadina forse più conosciuta del Lago Maggiore, perché è da lì che parte la maggior parte delle barche per andare a vedere quelle isole, che sono chiamate Isole Borromeo. Qua qualcosa si vede dall'acqua, proprio dal barchino. Questa non è male, perché si vedono un po' tante cose. Allora, qui
questo palazzo un po' rossiccio era la partenza della funicolare, che chiaramente adesso è chiusa. Questa montagna qui è il Mottarrone, ok? Da qua si vede molto bene come il paesaggio dietro Strese e tutti gli altri paesi sul lungo lago siano effettivamente parecchio montuosi, diciamo. Questa grande cosa bianca qui è una cava, la cava di Baveno, è una delle cave più grandi della zona. Si è cavato granito di Baveno, granito rosa di Baveno principalmente, ma per secoli, in più oltre a tante altre pietre e rocce comunque sono state usate in palazzi anche in giro per il mondo. E questa è un'altra cava un po' più piccola. Questa è l'isola dei pescatori, piccolina, poi la vediamo un po' meglio. Questa è l'isola bella, super bella, come dice il nome. Quindi abbiamo Palazzo Borromeo e qui ci sono un po' di casette, c'è anche la chiesetta di San Vittore, e questa struttura qui fa parte dei giardini botanici. Pazzeschi davvero. Allora, l'isola bella dove siamo in questo momento fa parte delle cosiddette isole Borromee. Borromee perché chiaramente la famiglia dei Borromeo è stata tra le proprietarie più importanti ed è tuttora proprietaria dell'isola bella, del palazzo Borromeo e dei giardini Borromeo, che sono quindi privati ma visitabili. Fanno parte comunque le isole del comune di Stresa. Questo è l'attracco classico dove vi scaricano se prendete le barche private. Ci sono anche dei servizi di battello pubblico naturalmente per arrivare alle isole. C'è questa parte qui molto bella con queste alberi, super bello, si può arrivare fino in fondo all'isola da questo lato, c'è una vista super bella davvero. Sì, queste foto sono state fatte quando l'acqua del lago era molto più alta, io ci sono stata di recente, è molto più bassa adesso, cioè questi alberi qui, i tronchi di questi alberi qui non sono più sott'acqua da un bel po', e purtroppo qui c'è un'isoletta piccolina, un'abitata, non ci sono neanche strutture, proprio tutta verde ma comunque piccolina. E invece questa qua è l'isola dei pescatori, ok? Poi si vede anche un bel paesaggio per di qua, quando è limpido si vedono anche le montagne, qua dietro anche le montagne ancora più alte. Questa qui è l'isola madre con il palazzo Borromeo, anche lì, anche quello visitabile. E questa cosa qui con questa parte qui con un bel po' di case eccetera eccetera è Verbania, che è un'altra delle città più grandi che si trova sul lago. Il nome anche la provincia Verbania, Cusio Ossola, Cusio dal lago d'Orta che è chiamato anche lago Cusio, e Ossola perché c'è anche la zona Ossola. Questo è il palazzo Borromeo dell'isola bella, super bello, merita veramente una visita. Ci sono diverse cose super belle dentro, c'è una galleria Berthier piena zeppa di quadri di varie epoche, di vari artisti, di varia provenienza. C'è la parte delle grotte nel senso che non sono delle grotte naturali, sono grotte artificiali. C'è la sala degli arazzi, oltre ovviamente a tutta una serie di sale super belle. Ce n'è una che è tipo quasi rotonda, ok? Super bella veramente. Ci sono una serie di quadri, una serie di arredi, il palazzo è tenuto molto bene, le guide dentro sono super brave. Questo è un cortile che si può vedere dall'esterno e poi si entra da qui, qua c'è l'ingresso. Prendete i biglietti online se potete perché è super comodo, tra l'altro sono utilizzabili di solito entro primo di novembre dello stesso anno o comunque fino a quando i giardini e il palazzo sono aperti, perché poi d'inverno sono chiusi. Conviene sicuramente perché you can skip the line, altrimenti arrivate lì vi dovete cuccare la coda, è un po' una palla. Qui pure c'è una vista super bella del lago, guardate un po' che bello. E poi di qua si può camminare un po' sull'isola proprio. Vediamo se riusciamo a fare due passi. Sì. Allora, vediamo dove ci manda Google Maps. Google Maps ci manda in mezzo alle viuzze, che è comunque molto bello. Si può camminare un po' sul lungo lago, quindi diciamo da questo lato qui, dopo ci passiamo. Però ci sono tutte queste viuzze veramente super belle. Ci sono anche i ristorantini, i baretti, tutto molto, molto bello, molto tranquillo. E ci si perde un po' via su queste stradine, negozietti, prodotti tipici, prodotti locali, eccetera, eccetera. Dedalo di Viuzza, come si dice? Ah, questo ristorante è molto buono, Vittorio, ve lo consiglio, i ragazzi sono sempre super gentili. Dov'è che? Aspetta, adesso ci passiamo davanti per caso. Eccolo qua, qui c'è la parte della gelateria. E poi qui c'è la parte di ristorante, si entra qua, eccola qua la signora, la vista, sì, mi sa che è lei, cara, e lei è gentile, i ragazzi sono gentili, cioè prezzi sono buoni, cibo è buono, locale, hanno anche pesce locale eccetera. Poi qui hanno, allora di qua dove ho fatto vedere prima c'è la sala interna, mentre qua c'è la sala esterna, c'è tipo una specie di cortiletto qua di veranda molto bello.
Allora, poi possiamo fare un salto giù, così vi faccio vedere anche l'altra parte dell'isola. Qua, mamma, che bello. Allora, sì, anche qua ci sono sempre un po' di bancarelle, di stand piccolini, baretti, ristorantini, anche con la terrazza sul lago, negozietti che hanno anche roba da vestire. E accessori. Cartoline, insomma un po' di tutto, ecco. Ah, qui c'è un altro tracco. Questo è un altro tracco del botto public, delle barche pubbliche. Ok, non l'avevo mai visto neanch'io questo. Questo è un po' più in fondo, prima eravamo più in là, lì c'è il palazzo. Torniamo indietro. E di là c'è un altro tracco più grande, diciamo. Eccolo qua, questo è un altro tracco, sempre delle barche pubbliche mi pare che si fermano anche qui. Quindi questa è l'Isola Bella, giusto per farvi dare un po' un'occhiata, vediamo se riusciamo ad andare dentro il palazzo. Allora, qui c'è la sala, una delle più belle secondo me, che è tipo in testa, tra l'altro qua si vede anche, c'è anche il modellino con proprio la mappa del palazzo, mamma mia, questa è veramente fenomenale. C'è una sala quasi tonda con tutte queste decorazioni a stucco bianche, mamma mia, una meraviglia. E tra l'altro tutte queste porte danno una vista sul lago, veramente pazzesca. E questo è il modellino. Diciamo che l'isola intera, palazzo, i giardini sono state un po' pensate come la forma di una nave, quindi poppa e prua, poppa il palazzo, prua i giardini. Questa struttura qui, dopo ve la faccio vedere un attimo, fa parte dei giardini. Giardino tipicamente all'italiana molto geometrico, molto misurato, preciso, geometrico, eccetera, eccetera. Serie di statue, pennacchi, piante ovviamente super belle, c'è una gabbia di uccelli anche, pavoni, pavoni bianchi sono proprio classici dell'Isola Bella, cari. Quindi allora questa è una delle sale delle grotte. Dico grotte con le virgolette perché appunto come dicevo non sono grotte naturali, è una cosa che è stata fatta artificiosamente, diciamo, però utilizzando anche pietra locale, conchiglie, imitando la forma delle conchiglie, tipo per esempio questa mi pare non sia una vera conchiglia, è stata fatta con le pietre, però insomma l'effetto è molto bello. C'è un pelino più fresco soprattutto quando c'è caldo fuori. Questo modello della Rocca di Arona, ecco, giusto per farvi capire un po' quanto grande era, veramente enorme. Ci sono tutte delle, come si chiamano queste? Tipo delle selliere per i cavalli, qua c'era una fontanella, ci sono altre sale molto belle in un'altra sala, ci sono anche i resti di una piroga preistorica, quindi una barca antica che è stata trovata sul lago Maggiore, questo in quanto comunque la navigazione sul lago Maggiore è una tradizione molto lunga. Beh, qui è stata fatta una cosa veramente pazzesca proprio su Google Street View perché si può fare il giro di tutti i giardini, mamma mia, veramente pazzesco. Allora, questa è la struttura principale che si vede da un punto di vista proprio architettonico, di scultura nei giardini. Impressionante, mamma mia, è troppo bello, davvero. Metto un mucchio di foto e video sui miei social di questi posti perché è veramente bellissimo. C'è questa vasca, poi qua ci sono tutte de delle statue qui, qua sopra, più alte, più basse, poi ci sono questi pennacchi, poi qua in cima ovviamente c'è l'unicorno, che è uno dei simboli della famiglia Borromeo. E poi ci sono delle impersonificazioni di divinità e anche elementi, mi pare tipo acqua, terra, fuoco, qualcosa del genere, adesso qua non mi ricordo bene. Molto bello anche come è stato fatto tutto con le pietre, qui si vedono proprio i sassi, anche sono state usate pietre locali e poi si può chiaramente salire su per le scale. Eccoci, allora qui siamo saliti. Ok, questo è il terrazzo, ecco qua è col sole, mamma mia che meraviglia. È veramente bello. Molto molto bello, c'è questa terrazza con una vista veramente a 360 gradi, incredibile. Allora, qui c'è un altro logo, diciamo, tra virgolette, della famiglia Borromeo, che si vede anche molto nel palazzo. Questa scritta qui, adesso non si capisce molto, però riprende il motto Humilitas, che è proprio un motto della famiglia Borromeo. Ci sono pure delle statue. Qua dietro c'è Stresa, volevo vedere se si riesce a vedere meglio da qui. Diciamo che qui a Stresa, indicativamente, qua dietro, ok, dove si vedono tutti quei palazzi lì. Poi qui c'è il Mottarrone, qui ci sono le cave di Baveno, poi si può andare da questa parte a vedere cosa c'è di bello. Qua via c'è Verbania, ok. Qua
qua via in fondo, ok, mentre questa è l'isola madre, mentre qui siamo scesi, quindi questa è la terrazza dove eravamo prima, ok, qua c'è l'unicorno, siamo scesi, qua ci sono i giardinieri che sono sempre super bravi, mamma mia, fanno un lavoro pazzesco in giardino qua. Questo è il parterre di azalee, queste foto sono state fatte quando ancora non fiorivano, però immaginatevele piene di fiori, cioè veramente pazzesco. E poi qua si può proseguire, ok? Che viste pazzesche davvero. E qui ci sono c'è una voliera molto grande con diversi uccelli, pappagallini, cocorite, uccelli inseparabili, parrucchetti, uccelli del genere. Molto bella anche questa, cari. Hanno molto spazio per muoversi, sono tenuti molto bene. Ci siamo spostati, quindi questa è l'isola dei pescatori, vista direttamente dalla barca. Tra l'altro, cosa molto bella, se avete l'occasione andate su questi paesi dell'Alto Vergante, quindi dietro Stresa, dietro Meina, Lesa, eccetera, eccetera, più o meno ovunque vi giriate, appena vedete un attimo un lago, se siete nel punto giusto riuscite a vedere le isole dall'alto, cioè è veramente super bello. Allora, isola dei pescatori, isola piccolina, isola dei pescatori o isola superiore, chiamate i pescatori perché ci sono pescatori, come c'erano in passato, è molto piccola, la più piccola delle Borromee, ha tipo 10-20 abitanti, quindi pochi, però molto bella, molto jolly, molto tranquilla, molto tipica, non troppo affollata. Ci sono diversi ristorantini, baretti, adesso facciamo due passi sull'isola così la vedete un po'. E c'è la chiesa di San Vittore, molto bella, anche con affreschi dentro. Questa è un po' una parte del lungo lago, diciamo. Però diciamo che si possono fare tre camminate principali. Questa, ok, sul lato Stresa, per capirci. Poi si può camminare in mezzo, quindi se l'isola è così c'è tipo una specie di camminata centrale che taglia l'isola a metà. E poi dall'altra parte, quindi lato Verbania in pratica. Però è molto bella, molto carina. Aspetta, andiamo qua in fondo. Ok, e poi qui c'è tutta questa parte che è un po' similarmente secondo me all'Isola Bella, questa parte che si prolunga, tutta verde, quindi non ci sono case, non ci sono abitazioni, non ci sono edifici, è tutta verde, c'è un po' di prato, ci sono diversi alberi, questa è anche più lunga della parte dell'Isola Bella, però è veramente super bello, anche qui hanno messo anche le panchine, poi se andate d'estate c'è anche gente che si fa il bagno da questo lato. Ecco, queste foto sono del 2019, quando l'acqua era molto più alta, questi alberi qua non sono sott'acqua per niente. Purtroppo, come avrete sentito, il livello del lago, non voglio fare allarmismi, però insomma si sa che è andato giù di molto. C'è anche qualche hotel, pochi, pochi ma buoni. E quindi sì, se uno vuole, se ci si vuole fare anche una notte sull'isola dei pescatori, sono sicura che ne vale la pena, perché è molto bella. Qui c'è la chiesetta di San Vittore, la faccio vedere un attimo. Questa dall'esterno, ok, cos'è il campanile, dentro ci sono dei bagli affreschi, c'è una cappella in particolare molto bella, eccoli qui, qui si vedono parte degli affreschi, hanno fatto anche un bel lavoro di restauro, ci sono diverse cappelle barocche comunque molto belle con diverse statue, quattro busti dei quattro vescovi, vi lascio con questa vista pazzesca, veramente, questa è stata fatta sicuramente da un drone, mamma mia, veramente incredibile. Allora, questa è l'isola bella. Qui c'è l'isolotto Malghera, l'isola dei pescatori, le cave di Baveno con Baveno Feriolo, anche c'è là sotto, qui ci sono altre cave, qui mamma mia si vedono proprio le montagne alte, qua ci deve essere qualcosa che in Svizzera molto probabilmente, Isola Madre che farò un'altra volta in un altro video, qui abbiamo Verbania, non è molto a fuoco però insomma si capisce che è una città abbastanza grande, qui c'è un altro isoletto, l'isoletta di San Giovanni. E di qua il lago che si prolunga verso nord, quindi di là, per capirci, c'è la Svizzera, abbastanza in là, però insomma è molto bella anche quella parte lì. Qui c'è la parte lombarda del lago, ok? Quindi l'altro lato del lago, in quanto il lago maggiore è diviso non solo tra Italia e Svizzera, ma in Italia tra Piemonte e Lombardia, quindi la parte lombarda in provincia di Varese. Quindi questo è il lato lombardo, per capirci. Qui c'è anche una funicolare, tra l'altro, di Laveno Mombello, che arriva su alla cima della montagna, credo sia da queste parti qui. E c'è anche un bel ristorante con una bella vista, chiaramente. Qui c'è la parte più a sud, quindi di qua, per capirci, c'è Arona. Adesso qua la Rocca di Angera non si vede, però è da quelle parti lì. Mentre questa è Stresa. E qui c'è tutto l'Alto Vergante, mamma mia, che meraviglia. Qui c'è Mottarrone. Allora, vi lascio ovviamente con questa vista stupenda sul lago, ok?
E niente, grazie mille per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste vedere next, ricordatevi di mettere like, iscrivervi al canale e contribuire ai miei progetti, trovate tutti i link in descrizione e niente, grazie mille, alla prossima, ciao ciao.